Eccoci tornati su Scam. Allora, praticamente abbiamo saltato un video perché praticamente si era corrotto il file, visto che Loops palesemente non collabora. C'è stato praticamente uno sbalzo di corrente. Se riavviate il PC, ovviamente il file da registrazione si è corrotto e non è possibile, diciamo, leggerlo. Quindi nulla, la situazione è questa. Praticamente abbiamo un po' di roba qua dentro. Diciamo giusto qualcosina. Poi praticamente ho recuperato due test lance qui, che spero siano buone. Sinceramente era andato per la katana, però abbiamo trovato queste, vabbè. Poi praticamente abbiamo il fuoristrada, ma è senza porte, quindi insomma vorrei andarlo ad utilizzare subito subito. Tralasciando che Rex vuole di nuovo mangiare, vorrei provare ad andare da ste parti qui, tipo a sto villaggio qua. Più che altro per recuperare un po' di materiale da costruzione, tipo chiodi, bulloni, cose così, no? Quindi vediamo un po', speriamo bene. A parte che la macchina non parte. C'è pure poca benzina, quindi fantastico. Ma devo ricordare solo dove stiamo con la base. Tocca solo fare attenzione che sulla neve le ruote scivolano e, diciamo, tocca anche fare attenzione a non lasciarci le penne, perché altrimenti poi è un casino. Se comunque in realtà la pistola ce l'abbiamo, se non sbaglio. A sto punto, scusa, mettila in barra. Non c'ha tantissimi colpi, ce n'ha 10, però meglio di niente. Avrei preferito più che altro andare a cercare un po' di fight, visto che comunque ora, diciamo, non tutti stanno messi benissimo. Però col fatto che ci sono 5 giorni in cui non si può raidare, diciamo, ha più senso magari fortifica la base, che comunque già mettendo 7-8 codlock, diciamo, stiamo tranquilli come non stiamo tranquilli. Allora, vorrei lasciare tipo da ste parti. Speriamo che poi me la ricordo. Se riuscissimo a trovare il codlock già fatto sarebbe fantastico, perché comprarlo comunque 3.500, se lo troviamo già fatto ovviamente è meglio, però vediamo un po'. Spero ci sia anche qualche zombie, perché ha skill corpo a corpo, ancora al 61% prendo skill, no? Quindi non è proprio il massimo. È proprio un villaggio incredibile, però. Vediamo un attimo. Un po' di cibo potrei però portarlo, eh. Non dà tantissime calorie, però, vabbè. Si può nemmeno dividere, no. In realtà anche un accendino non sarebbe male. Questo in realtà ci fa comodo. Praticamente è per disinfettare le ferite. Lo zainetto, uno in più me lo porterei. Non si sa mai. Può tornare comunque utile. Poi per fortuna, diciamo, con l'aggiornamento ora è possibile spawnare in base con 2500 monete, quindi avevo un'equip in più da parte. Comunque non è. Amico, mi hai fatto pian colpo. Allora, non è minimamente forte come la katana. Però non è neanche malissimo. Cioè, 4-5 hit. Sta pure, no? Questo si piglia un po' di chiodi, ma le non fanno. Questo me lo vorrei portare in mano. Grande così, altri chiodi, box of nails. Diciamo che qualcosina comunque c'era. Niente troppo incredibile, però meglio comunque di niente, no? Questo in realtà è utile per accendere il fuoco. Praticamente si mette prima la carta, poi si accende. E poi semplicemente si lascia un po' di legno. Poi magari a sto giro lascio qualche cassetta nascosta lontana dalla base, così in caso ci raidano. Diciamo che non si riparte da zero, no? Mi sembra di vedere tipo un garage da qualche parte, no? Ah, eccolo qui, c'è pure la farmacia. Questo in realtà non è male, perché comunque se c'è abbastanza roba poi si fa un viaggio in safe, se vendo qualcosino. Che altro toccherebbe comprare la portiera della macchina, perché sennò in safe nemmeno si sta tranquilli, arriva qualcuno, se la frega. Non
Non si potrebbe. Però sapete com'è. È già capitato. Può dirlo all'admin che t'hanno fregata la macchina in safe qua e là, un casino. Preferisco mettere direttamente la porta e il codlock. È facile. C'è un sacco di roba però, eh. Cosa che questa lascia. Veramente un sacco di roba. Aspetta, ci vengo più spesso. È quasi meglio questa qui che il bunker. Momenti. Considerato ogni pezzo di questi qui si vende a 100-250, quindi non è per niente male. Ma non è che lo posso mettere nello zaino. Non penso proprio. In realtà sì. Questo qui pure è comodo. Questo dà 42 calorie. Guarda, meglio di niente. Se proprio tutto va storto, può essere utile. C'è un altro po' di materiale da costruzione. Nice. Aspetta, questo però non lo puoi portare. Perché no? Qual è il problema? Me ne andrei quasi in safe, la verità. L'unica cosa scomoda che diciamo andare e tornare da safe è un po' tragica. Però, vabbè. Io con la fortuna che ho già lo so che se vado un attimo in safe mi fregano il fuoristrada. Allora, macchinina dove sta? È impossibile che me l'hanno già fregata, eh. Perché ho la sensazione che fosse a quell'albero lì? Per fortuna non mi stanco mai di sbagliare. Allora, questo se lo lascia qua. Un attimo i tuoi bisogni. Allora, le porte costano veramente un botto di punti, però le ho cominciato a pigliare. Il problema è che ce ne vogliono 4, caspita. Ok. Il problema è che se ne metto soltanto 2, poi ci possono comunque entrare. Sto fuoristrada praticamente per sistemarlo mi è costato, mamma mia, un casino. Se me lo fregano un safe probabilmente ce lo rosico per una settimana, come minimo. Cioè, perdonatemi, ma io ho messo le porte e non ci sono. Non me le fa nemmeno toglie. No, assurdo. E niente, andiamo a vendere in safe. 2400 punti, andati via così. Cioè, nel senso, avevo riparate. Cioè, nel senso, non riparate. Ci avevo messe le porte davanti e dietro. E comunque 2400 punti su 2400 punti. Cioè, ora non so quante ore ci vogliono, ma comunque diverse. Mettiamola così. Mi sembrava quasi un cinghiale. Vabbè, ormai è andata così. Non ci si può fare niente. Speriamo che almeno non ci frega nel fuoristrada. Per fortuna che ogni tanto, tipo, c'è sopra esempio 70 persone online. Aia che botta. C'è sopra esempio 70 persone online. E tipo uno su quelle persone che c'è online vince per esempio, che ne so, 800-900 punti. E una volta diciamo mi è capitato. Quindi ok, però insomma, giocarli così un pochettino t'annoiano. Più che altro strano, cioè. A meno che non è un bug grafico. Potrei pure provare a riloggare. Dubito cambi qualcosa. E infatti. Per fortuna le porte ci sono. Non so se mi conviene andare un attimino in base. E così ci prendo uno dei codlock della porta, che sono due. E ce lo piazzo. Oppure andare in safe, vende tutto veloce veloce. Devo andare piano perché qua piglia, diciamo, un volo pazzesco un attimo. Purtroppo sto piando una strada che veramente non è proprio il massimo, no? Aiuto! Siamo vivi. La macchina non tanto. Cavoli, no 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 no, aspetta un attimo. Gira un attimino con calma. Una volta arrivati sul ponte, non dico che stiamo tranquilli, ma insomma.
A meno che non c'è qualcuno, diciamo, con la cappa che camperà il ponte, che caspita. Server appena wipeato, spero abbiano da meglio da fare, no? Ma fermo un attimo qui, speriamo che non mi frega nella macchina. Allora. Mi sa che nemmeno ce la faccio. Nel senso, anche vendendo tutto, tipo. Aspetta, 2009. Ma invece. Non c'è niente da vedere. Devo fare la carta alla banca qui, no? Per comprare il codlock. Welcome to the most secure place on the island. Veloce, please. Ok. Fast, fast. Facciamo che mi avvicino e non mi fido. Purtroppo è un attimo. Una volta che se la so pigliata. Arrivederci e grazie. Allora. Prende così. Che più che altro questo qui è comodo anche per portare magari qualche scrap in base, no? Vedete pure sto cappellino quanto vale. La lancia, sinceramente, non è che mi dispiace. Here's what I've got. Allora. Caspita, 3.500. Grande così, almeno stiamo tranquilli. Lock. Perfetto. Ora, con calma, ci sistemiamo tutto. Questo si piglia. Questo si comincia a lasciare. Ma me li puoi mettere in ordine, grazie. Allora. Questi qui magari me li conservo quando andiamo nel bunker. Stessa cosa anche il pacchetto delle bende. Gli accendini ci servono. Questo pure. Già che ci sono quasi quasi. A parte che qua non credo di avere roba da vento. Vediamo un attimo. Ma decisamente no. Voglio recuperare giusto un po' di rottami qua dentro un attimino. Sì, ce ne hanno lasciati. Ovviamente. E di solito qui sono sempre, diciamo, armati. Aspetta, per riparare l'aeroplano sto un botto di. Allora comincio a piano un attimo questo qui. Ce lo vado un attimo a lasciare in macchina. Ne abbiamo due. Almeno uno si usa, uno si tiene da parte. E poi ci compro anche la tanica di benzina. Perché comunque. Diciamo che sta messa proprio benissimo. Anzi. Tra l'altro mi sa che ci manca anche l'alternatore tipo. 2000, guarda, ma costa meno la batteria. Quello là è utile perché almeno la batteria si carica, no? Spero che ci basta una tanica. Ma non è che non sono proprio troppo convinto. Però almeno diciamo è abbastanza sistemata. Ora insomma, diciamo che se qualcuno passa ce la può comunque fregare, però. Speriamo di no, dai. Poi praticamente per ripararla è semplice. Basta semplicemente mettere il carjack. E ora un attimino ce la sistemiamo al volo. Vorrei andare a fare il bunker, però non è che mi fido tanto della sciamacchina qui, anche se è safe, anche se c'è il codlock, eccetera, no? Quindi magari ci conviene di più che torniamo indietro. Lasciamo il fuoristrada. Cerco di sistemare un pochettino meglio la base, e poi magari nel prossimo video ce ne andiamo dentro al bunker. Cavolo fa quello? Potrei andare pure da sinistra. Quasi quasi. Ok, credo. Cioè quello che si piazza fuori la safe con la base.
sparare a quelli che escono. Cioè, veramente, Ward. Io spero che il primo a essere dato è quello, Ward. Allucinante. Facciamo finta di niente. Andiamo dall'altro lato da dove siamo venuti. Devo ricordare che lì c'è il simpatico, diciamo, tizio. Mettiamola così, tizio. Che campero. No, un'altra base no, però che cavolo. Datemi tregua. Cioè, ma tutti vicino alla safe buildano. Se ci buildavo io vicino alla safe, vedevate quanti venivano a rompere le scatole. Cioè, raidavano H24, tipo. Voglio vedere questi qui, se dopo che sono passati 5 giorni qualcuno li raid. Dove abbiamo costruito noi, non è che è male, però, insomma. È veramente tanto fuori mano. Conviene più questa strada qui. E andando dal bordo mappa è un attimo più tranquilla la situazione. Il problema è sta caspita di montagna che può fare avanti e indietro. È una rottura di scatole infinita. Allora, dove siamo finiti nel mondo? Ok. Dovrei andare un po' più a sinistra perché quando è proprio una zona fantastica. No, dai, per favore. Ci credo. Come farsi cecchinare? Ribaltati in mezzo ai boschi. E prega. Che nessuno si avvicina a te. A vederti rotolare. Ed eccoci qui. Casa dolce casa. Più o meno. Cioè, nel senso. Praticamente è un box uno per uno. Noi diciamo già essere tornati sani e salvi è notevolmente positivo. Già faccio via tutto, cavolo. No, ma non mi chiudo fuori, scusa. Allora, questo lo lascia qua dentro. Lascia anche un po' di roba. E niente raga, per il momento mi sa che ci fermiamo qui, vorrei mandare un pochettino avanti la base, non tantissimo però, insomma, qualcosina, diciamo, un po' più sistemata, vorrei fare. Più che altro perché comunque, per 4 giorni ancora, non è possibile fare i raid, però poi, diciamo, si può magari sistemarla un po' meglio, ci può dare qualche chance in più. Stiamo comunque fuori mano. Quindi speriamo che nessuno ci venga a rompere le scatole, però non è che ci spero troppo, ecco. Quindi nulla, per il momento ci fermiamo qui. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!